Assolutamente sì, è un settore strategico per l'Italia. È vero che ha retto rispetto agli anni difficili che abbiamo alle spalle, però bisogna sapere che le difficoltà non sono superate. E quindi noi siamo qui anche a dire che la parte che il Ministero deve fare per accompagnare questo settore la deve svolgere fino in fondo, anche nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Già dalle prossime giornate ci saranno alcuni passaggi importanti per noi. Mi riferisco in particolare al fatto che a brevissimo in conferenza Stato-Regioni approveremo il piano nazionale per il florovivaismo, e mi riferisco anche ad un'importantissima scelta rispetto alla filiera pistoiese che si sbloccherà con il prossimo appuntamento del CIPE. Risorse per l'accordo di filiera e per un progetto territoriale che credo da tempo il territorio stia aspettando. Quindi insomma, atti concreti che devono dare una mano a questo territorio, al settore, consapevoli che stiamo parlando di un settore centrale nell'esperienza agroalimentare, agricola. E noi vogliamo italiani, ovviamente, discutere anche con i nostri partner europei di florovivaismo e in particolare delle strategie future, dei problemi che ci sono rispetto a un mercato europeo che spesso fa emergere anche grandi punti di difficoltà, soprattutto rispetto ad alcuni fenomeni di concorrenza, diciamo, distorta che spesso si evidenziano, e quindi siamo impegnati anche a porre all'attenzione dei nostri partner questa questione. Lo abbiamo già fatto per certi versi in alcuni incontri bilaterali delle settimane scorse. Questo è uno dei nodi risolti della vicenda agricola italiana di anni. Non lo scopriamo oggi, almeno spero che qualcuno lo scopra oggi. C'è la necessità di riequilibrare il rapporto tra produzione, trasformazione e distribuzione, la necessità di non scaricare tutto sull'anello più debole, che è quello dei produttori, quindi la necessità di riequilibrare le dinamiche tra questi tre grandi soggetti è un grande tema della vicenda agricola italiana. Si deve fare qualcosa, dopodiché non dobbiamo vendere illusioni. Cioè, questo mestiere, riequilibrare questa dinamica, richiede una capacità di intervento, ad esempio su alcuni processi organizzativi, anche dei produttori, che non fai con una battuta al telegiornale. Lo fai con un lavoro serio, ad esempio sulle filiere, sull'aggregazione, sulla spinta ai contratti di filiera, sulla necessità di aggregazione dei produttori, sul rapporto diverso tra produzione e trasformazione. Tutti elementi che noi abbiamo ben presente e che fanno parte di questo piano nazionale per l'agroalimentare italiano che stiamo tassello per tassello componendo con le scelte anche di questi mesi. La PAC, Campo Libero, cioè il decreto che settimana prossima il Senato approverà, una serie di strumenti a sostegno di alcune filiere del comparto agricolo, in particolare quelle più esposte ad alcuni fenomeni. Bisogna pigiare più tasti e avere in testa una strategia di medio-lungo periodo, ma io penso che se ci si lavora insieme i risultati arrivano. Grazie, signor. Grazie.